Salve a tutti ragazzi, eccoci in questa nuova parte di Pokémon Oro Gold. In questa parte catturemo, anzi, riceveremo il nostro ultimo membro della squadra. Batteremo la palestra, credo. E ho cercato fuori dal video dov'è che posso ottenere una squamacuore. E si scambia il Pokéthlon al prezzo di 1000 punti atleta, quindi fuori dal video. Poi dopo, quando avrò, diciamo, voglia. Quando avremo finito la palestra di Banopoli e tutto il resto, andrò di nuovo al Pokéton e mi prenderò una squamacuore, anzi anche due forse. Ok, andiamo dietro alla palestra perché se non sbaglio il capo palestra. Anzi, no, il capo palestra è in palestra. Mi ricordo, credevo che prima si dovesse andare nella tana del drago, ma vediamo un po' se ci possiamo andare adesso. Altrimenti battiamo prima la palestra e poi andiamo nella tana. Ecco. Come sospettavo, prima c'è da battere la palestra. Va bene. Questa palestra è di tipo drago e non sarà per niente facile. Il Pokémon che si rivelerà molto utile per noi sarà Feraligatr con Gelodenti, perché le mosse di tipo ghiaccio sono super efficaci sul tipo drago. Cosa dobbiamo fare noi per vincere? Come si dice? Azionare questi ponti per farli mettere dove vogliamo noi. Scusate se spiego male, adesso vi faccio vedere appena finisco sta lotta. Dai, Miltank. Dratini. Usiamo. Ah, Exeggutor. Non ho neanche punti potenza ricaricati. Bene, bene. Sidra. Adesso io uso solo raggio. Dai. Olè. Bravo. Adesso vado immediatamente a curarmi i Pokémon, perché altrimenti non posso vincere in questo stato. Cioè, non posso neanche vincere contro gli allenatori. Figuriamoci contro il capo palestra. Devo avere i punti potenza ricaricati. Un coglione mi sta chiamando sul Pokégir, ma io non rispondo. Ta. Ho fatto la coglionata di non ricaricarmi i Pokémon. Dai, rientriamo. Ah, facciamo su un save state. Vediamo un po' chi ha questa. Aspettate che io metto al primo posto uno come Heracross. Certo, sarà piuttosto azzardato usare Heracross contro i Pokémon di tipo drago, però la mossa lotta è mediamente efficace. E anche le mosse volanti. Dragonair. Parecchio forte. Ira di drago toglie 45 PS, non mi ricordo. Allora, cerchiamo di fare. No. Ah. Oh. Così? No. C'è da rifletterci su un po'. No! Finalmente. Vabbè, i Pokémon che avranno questi allenatori saranno sempre i soliti: i Dratini, Dragonair, Orsì, che sarebbe. Non è neanche di tipo drago, neanche Sidra. Però Kingdra direi di sì. Ecco, Sidra, adesso io metto Exeggutor che è fatto apposta. Solaraggio. Che però colpisce in due turni, quindi dei danni ce li dobbiamo pur subire. Ok, Exeggutor al 37. Ma oh, Mazzuolegno, finalmente! Però, madonna, è un po' che è una. No! Non bloccare Mazzuolegno. Al posto di uovo bomba. Beh, finalmente una mossa un pochettino potente, però a caso di tipo fisico e io volevo una mossa di tipo speciale. Però
Perché non è che Heracross Exeggutor brilli in attacco, cioè brilli in attacco speciale. Avrei voluto fargli imparare Gigassorbimento, ecco qua, un altro Sidra, madonna ragazzi. Usa agilità, però cosa farai? Bolla raggio. Vabbè, sei morto. Bene, adesso voglio far lottare Feraligatr. Non me ne frega se poi dopo lui. Vabbè, Heracross è già andato al 38. Mandiamo Feraligatr, dai. Ah, Gelodenti. Le. Ah, però è resistito. Si vede che è piuttosto resistente. Allora, lacerazione. Bene. Adesso qua c'è da usare un po' l'ingegno. No. Proviamo così. Ok, siamo giunti da Sandra, che è la capopalestra appunto di tipo drago. Mi curo un attimo, vediamo se ho una super pozione. No, 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 ne ha. Ah sì, ce l'ho, ecco. Mi curo un po' Feraligatr. Poi mi curo un pochettino Heracross. E mi curo un po' anche Exeggutor nel caso avesse un. Anzi, forse ha Kingdra come Pokémon. Quindi vediamo, insomma. Salviamo. Sono Sandra, sono il più grande allenatore. Non si dice allenatrice, o sei un. Lasciamo stare cosa. Galax vs Sandra. Vediamo un po'. Ah, Gyarados, porca miseria. Vedete che ho sbagliato? E non ho neanche una mossa di tipo elettrico. Merda. Non mi vorrei danneggiare Feraligatr. Lui usa subito Ira di Drago, che toglie. Non so se toglie in base al livello o toglie proprio sempre un danno fisso. Madonna, ma dai, no, troppo poco danno. Vuoi pane per i tuoi denti? Gyarados poi di tipo acqua volante. Una mossa di tipo elettrico sarebbe eccezionale, però noi non ce l'abbiamo. Miltank, usa corpo scontro, vai. Di nuovo ira di drago, sempre, sempre. Tò, vediamo se riusciamo a paralizzarlo. Se riusciamo a paralizzarlo è un miracolo. No, neanche. Ecco, Ira di Drago non mi dovrebbe mandare KO. Se toglie cora. Ecco. Adesso di sicuro lui si cura. E mi curo anch'io. Iperpozione. Miltank. Sarà una lotta piuttosto lunga. Ecco, figuratevi, figuriamoci se non lo uso anche lui. No, Miltank, bravo, dai. Fai il bravo e usa corpo scontro. Mi raccomando, paralizzalo. Ira di Drago, allora toglie 40 PS. Cioè, 9 in più di 40 PS, sì. No, sì, 40 PS, 40 PS fissi. Proprio come immaginavo. E lui facendo così annulla proprio le sue probabilità di un brutto colpo. Perché toglie sempre un danno fisso e quindi ci garantisce che non. Cioè, il suo danno sarà sempre quello. Quindi noi facendo un paio di calcoli potremmo anche sconfiggerlo facilmente. Uso di nuovo un'iperpozione perché se mi uso ancora una mossa sono finito. Ci vorrebbe un bel attacco rapido qua. Sarebbe una bella troll face. Dai, Miltank. Drago Pulsar. Però non mi pare un buon attacco Drago Pulsar perché è di tipo speciale e si sa che Gyarados eccelle in attacco fisico. Non so perché stia usando queste mosse che veramente si frega da solo. Cioè, non sfrutta bene le potenzialità di Gyarados. Gyarados andrebbe bene con una,
Coda Drago, Cascata, Gelodenti, insomma quelle mosse lì. Non di certo con Drago Pulsar. Allora, Kingdra. Ho l'impressione che Sandra sarà un osso duro, veramente duro. Ecco. Kingdra invece secondo me è eccelle in attacco. Io lo allenavo su Pokémon Smeraldo, però non mi ricordo più le statistiche che aveva. Mamma cara, qua non vinceremo neanche a pregare proprio. Zuffa. Muro di fumo. Oh no, è vero che Kingdra ci cala la precisione. Ecco. No. No, Madonna. Volete scommettere che Heracross va subito KO? No. Oh dai, miracolo. Dai, 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 facciamogli un bel danno. Però Kingdra ha veramente alta difesa. Uffa, che palle. Ecco. C'ha pure la bacca. Se noi provassimo di nuovo. Ah! 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 Fottuto te stavolta, bastardo! Ti sta bene? Dai! Vai! 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 Che colpo di culo! Bene, ritiriamo. Bene, tanto il suo Pokémon più forte è KO. Gelodenti. Ah. Vabbè, intanto recuperiamo un pochino di PS con la Conchinella. Anche se è veramente pochi. Eccolo il coglione che usa Tuononda. Io uso antiparalisi, vediamo cosa usa lui adesso. Userà qualche mosso di tipo drago oppure agilità. No, Drago Pulsar. Allora, dai. No, no, non borsa, lotta. Gelodenti. E Dragonair KO. Oh yeah. Un altro Dragonair c'ha. Che è a livello 38. Vabbè, due Pokémon uguali quindi. No, è Gelodenti, dai. Però non lo congeliamo mai. Ecco, ti pareva, ma ti pareva proprio che usava Tuononda. Devo vincere, costi quel che costi, se lo dici tu. Antiparalisi di nuovo. Adesso, se con un suo Drago Pulsar non mi manda KO, allora praticamente abbiamo vinto. C'è solo da sperare. Dai. Vaffanculo, senti. Non è che mi fido tanto, eh. No, voglio revitalizzare a tutti i costi Feraligatr perché si merita i suoi punti esperienza. Quindi, terapia è stato. Dove sta? Revitalizzante. Usa Drago Pulsar. Exeggutor più, però è lento, non è veloce come Feraligatr, però. Dai, se non ci manda KO usiamo Iperraggio. Vai. Vai, perfetto. Quindi abbiamo vinto l'ultima medaglia contro Sandra Capopalestre. Adesso spero. Ok. Ok.
Allora, Sandra inizialmente ci rifiuta di darci la medaglia e dice che dobbiamo andare alla Tana del Drago per vedere se ci meritiamo veramente la medaglia. Noi infatti ci andremo però nella prossima parte perché in questa qua abbiamo fatto una bella cosa, insomma, abbiamo ottenuto una medaglia. E nella prossima parte credo che otterremo drattini. Bene, ci sentiamo alla prossima parte. Ciao ciao!